Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 11. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleocontatto. Ciao. Stagione 11, episodio 126. Ciao. Oggi parleremo di un pad comparve su American Cinematographer nel 1968. Ecco, sulla rivista di cinematografia American Cinematographer del giugno 1968, in cui nella rivista si racconta parte dello storyboard e dei trucchi cinematografici impiegati nel backstage per girare 2001 Odissea nello spazio, sempre del 68, comparve sulla copertina della rivista un pad. Un pad, ossia un tablet, nel 1968 era un elemento tecnologico fuori contesto storico oppure no? Nel 1968 la HP ebbe a vendere il computer 9100A. La tecnologia MSI Medium Scale Integration iniziò ad evolvere. Era in sviluppo l'Apollo Guidance Computer con 72K di ROM, che non aveva GUI ma istruzioni verbali da tastierino. Nel 1968 l'ingegnere Douglas Engelbart, che lavorava presso la Xerox, il visionario ingegnere, inventò il dimostrativo Augmentation Framework. Douglas Engelbart inventò il primo mouse, il primo word processor, il primo link ipertestuale HES e la prima rete ARPANET. La demo di Engelbart della Xerox ebbe a trasformarsi in un prodotto DTP solo nel 1973 con Xerox Alto. Prima del sistema HES non fu mai inventato niente di simile per i mainframe, che non ebbero mai sistemi operativi e interfaccia grafica nel 1960 o nel 1970. Il sistema HES fu poi inserito tardivamente come applicativo Unix su sistemi IBM 360 solo nel 1982. Nonostante l'invenzione del mouse e della penna ottica in uso per il sistema HES, il sistema operativo dell'IBM 360 era ben lontano dall'idea di essere un sistema operativo a interfaccia grafica. I pad, ossia i tablet, sono l'evoluzione del subnotebook. I subnotebook sono l'evoluzione dei computer portatili. Il primo computer portatile fu l'Osborne 1 del 1981 ed aveva un sistema operativo CPM, quindi un sistema operativo con interfaccia testuale a linea di comando. L'home computing nacque nel 1980 con il Commodore VIC-20. Il Commodore VIC-20, lo sanno anche Sassi, disponeva il linguaggio BASIC, anche questo interfaccia testuale a linea di comando. Il primo pad era molto diverso dai moderni tablet per come noi li intendiamo oggi. Fu proposto, che il primo vero tablet fu proposto da Apple nel 2010, che era l'evoluzione di iPhone 1 del 2007. Ecco, però il primo pad fu progettato nel 1968 e si chiamava Dynabook. Però il Dynabook nel 1968 era un progetto che era solo su carta. Il primo prototipo di hardware del Dynabook fu proposto realmente nel 1972. Però il Dynabook non era un vero tablet, nemmeno un vero pad, perché il computer aveva una tastiera e l'hardware fu ignorato da tutte le aziende produttrici di elettronica. Il primo computer senza tastiera fu il GRIPAT 1910, dotato di penna ottica nel 1989. Quindi, in buona sostanza, la raffigurazione di un pad nel 1968 come quello disegnato senza una tastiera, con un sistema operativo a finestre che lo si può vedere dal disegno con le icone in fondo al pad, con un monitor interfaccia touchscreen che mostra cifre, dati e figure, ecco, è hardware totalmente fuori contesto storico nel 1969. Se siete incuriositi e interessati a questa, diciamo, bloggata audio, il link
di questa bloggata, un pad compare su American Cinematographer del 1968, il link lo trovate in descrizione. Proviene dal mio blog Paleocontatto. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.